Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati nella nostra Domenica Royale. Era tanto tempo che non la facevamo. Per l'appunto da adesso fino a, che ne so, 3, 4, 5 ore più avanti, ogni ora ci sarà un video di Clash Royale. Ci saranno tanti bei video ragazzi, ci saranno tanti bei video. Due già l'ho registrati sulla nuova modalità di gioco. Questo qua è una scalata a campioni definitivo. E poi vedremo. Ragazzi, allora, come potete vedere, ho 14.747 gemme. Questo è il mio deck che per l'appunto ultimamente ci sto giocando e mi sto divertendo. Allora, ogni video del campione definitivo di questa Domenica Royale apriremo un baule super magico che stavo cercando in questa schermata, ma che ovviamente è qua a fine video. Ogni questa domenica più o meno apriremo un baule super magico in questi video qua. Quindi signori, rimanete fino all'ultimo. Io direi che possiamo procedere. Siamo a 5101 trofei, quindi dobbiamo andarci, raga, di cattiveria fino a non limite proprio. Cioè dobbiamo spaccare veramente. Ragazzi, tra l'altro mi è stato detto che io devo giocare da un mio amico molto più aggressivo, e che effettivamente un player come me che gioca safe è un po' ridicolo. E io gli do ragione, gli do assolutamente ragione. Quindi parto un pochino più avanti, perché io comunque devo vedere lui che cosa, con che cosa mi vuole giocare. Posso buttare il moschettiere, mi preparo una palla di fuoco che secondo me lui butterà roba pesante. Guardate, non voglio difendere. Tra poco vi spiego anche perché. Potevo tirare una palla di fuoco incredibile, cosa che, ok, mi sono sbagliato. Volevo tirare una palla di fuoco, purtroppo è andata così. Vi giuro, volevo tirare la palla di fuoco. Sapete che non vi dico cazzate, eh? Volevo tirare una palla di fuoco, mi è uscito questo qua. Bene, il golem dovrebbe essere un bel problemotto per noi. Allora proviamo a buttare questo qua. Che ultimamente gira tantissimo questo deck, ragazzi. Cioè questo deck qua con il golem, questo deck qua gira da morire. Gira da morire. Allora, un scherretto mi è rimasto in vita, quindi io ho... Forse abbiamo una possibilità in più di buttargli giù torre. Probabilmente, infatti come potete vedere, una torre gli è stata buttata giù. Io assolutamente devo difendere là a destra, perché sì, abbiamo perso torre, però possiamo avere ancora una piccola opportunità di farcela, anche perché noi siamo carichissimi a destra, scusatemi. Siamo carichissimi. Questa mossa mi è piaciuta tantissimo, a me personalmente. Quindi lui dovrebbe essere leggermente sotto di Elisir. Probabilmente lui mi butterà gli sgherretti. A questo punto vado così. Infatti mi sa che lui si è o mezzo arreso, oppure non si aspettava la furia, sinceramente. Vediamo, perché lui è voluto ripartire di golem. Però facendo così stai senza elisir. Non capisco bene perché lui abbia voluto fare questo. Ma siamo stati molto molto aggressivi e ci siamo portati a casa una bella vittoria. Direi una bella vittoria. Allora, siamo a 5127 trofei. Vediamo un attimo in locale che cosa dicono. Stanno pure loro un po' fermi, eh. Infatti come potete vedere siamo 51esimi, quindi significa che in realtà stiamo tutti molto attaccati. Rino dei peccatori, li conosco i peccatori. È un clan che non è che c'è stato sempre, mi sembra, o comunque è diventato competitivo da poco. E non sono male, non sono assolutamente male nel game. Quindi lui mi parte di là. Se avessi avuto ovviamente il mega sgherro, sarei stato molto molto più contento di tutto quanto. Come potete vedere c'ho diverse unità che mi stanno attaccando. C'ho anche lo sgherretto, che comunque sapete benissimo che fa un male devastante. Di là oserei buttare semplicemente quello là. Possiamo fare così. Purtroppo non ho il necessario per potermi difendere da quell'attacco là, che veramente è oltremodo devastante. Quindi lui mi ha buttato giù una torre. Non credo che io voglio difendere quella roba là. Cioè a destra comunque facciamo finta che la torre gli è andata giù. Secondo me è il caso di dirlo. Secondo me gli è andata giù. Siamo un po' colpiti da tutti i lati. Voglio buttare una furia cattivissima, quindi tiro una scarica, così lui mi rimane in vita. La scarica sua non è stata necessaria, sperando che il mega sgherro mi vada in hit.
Infatti, vedete, mi è andato in hit. Io sono molto contento di questo. Diciamo che è bella tosta anche questa, eh. È bella tosta anche questa, perché effettivamente quella a destra è già andata giù. Quella a sinistra potrebbe essere andata giù. Lui comunque è un deck che io conosco. Tutti hanno sti cazzo di barbari scelti che continuano assolutamente a stare in lane, anche se l'hanno depotenziati. E questa io è una cosa che non capisco. Per quale motivo continuano ad essere in lane? Oh ragazzi, io vi giuro non lo capisco. Io non lo capisco perché continuano ad essere in lane. Allora, io già sono contento se riusciamo a togliergli quella robetta là. Sono abbastanza contento. Ci abbiamo diverse cose che ci possono rendere la vita molto molto difficile. Non dovrebbe essere riuscito a buttarmi giù torre. Butto lui come protezione, che secondo me ci sta da Dio. Lui, ok, mi ributta loro. Quindi dopo non avrà l'opportunità di attaccarmi, perché comunque secondo me ha esaurito tutta la sua forza qui. Posso buttare eventualmente un altro moschettiere, posso buttare un altro gigante. Lui ovviamente, come giusto che sia, mi butta lui. Non credo di riuscire assolutamente a salvarmi, quindi che cosa faccio? Butto una furia, perché pensando a come abbiamo giocato, secondo me dovremmo essere leggermente in vantaggio noi. Non dico che siamo al 100% in vantaggio noi, però dovremmo essere in vantaggio noi. E infatti, come potete vedere, boom, vittoria per noi. Seconda vittoria. Sono molto molto contento di questa vittoria, anche perché è molto molto bella, secondo me. Siamo a 5154 trofei. Diciamo che anche cambiando il mio stile di gioco, essendo un pochino più aggressivo, stiamo migliorando notevolmente. Ok, doniamo al clan. Ah, tra l'altro, una cosa che voi forse non sapete, perché comunque è impossibile, non posso più richiedere carte. Significa che io ho il deck potenziato al 100%. Basta comprare oro o tutte le carte potenziate. Porca puttana. Signori, voi sapete benissimo, appunto, che è uscita la nuova carta, che appunto sarebbe la fuorilegge. Eccola qua. La fuorilegge scatta verso il suo bersaglio e assesta un potentissimo colpo. Durante lo scatto non può essere toccata. La maschera cela la sua vera identità e fa tremare gli avversari di paura. Allora, visto che questi video li voglio fare così, in questa Domenica Royale, fare due partite e aprire un baule super magico, che ragazzi, cazzo, ci sta. Calcolate, costa 4.900 gemme. 4.900 gemme all'incirca sono... 30 euro. Quindi, mamma mia, sperando di trovare la fuorilegge, signori, direi di andare ad aprirci questo baule super magico. Quindi 4786 di oro, che è tanta roba. Goblin non ci servono, ovviamente. Cioè, in realtà non ci serve più niente. Andiamo solamente a caccia di leggendarie. Orda, frecce, ariete da battaglia, che come potete vedere sono pieno. Carta infuocata. Mi sembra che sono uscite tutte le rare, tutte le cose, quindi qua dovrebbero esserci 23 epiche. 24 epiche, che tra l'altro sono 24 specchio, che tra l'altro mi sembra appunto l'unica carta che... Le epiche mi mancano ancora, non è vero, non ce l'ho al 100%, mi manca ancora qualche epica. Signori, sperando che sia lei, io vi invito subito a lasciare un like. Vediamo un po' se tante volte lei. Incrociamo le dita. Oh, niente, mi stanno uscendo un fottio di draghi infernali. Mortacci di Clash Royale. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi, di adesso, può finire qua. Vi aspetto fra un'ora per un nuovo episodio di Clash Royale. Bella ragazzi, ciao ciao.